quartieri, strade, volti proibiti. Città che racchiudono umanità diverse, uomini di ogni ceto e di ogni colore che invocano di evadere da una condizione imposta dalla natura o da altri uomini. Che vestono un abito convenzionale, quasi una maschera di ipocrisia per nascondere un mondo dietro la facciata. Città che trattengono il segreto di un egoismo che fa vergogna o che fa paura. E nelle città la gente obbligata a camuffarsi per tentare di risolvere i suoi problemi, a stordirsi per non fermarsi a considerare la propria impossibilità di mutare condizione ambientale. Mondi giovani, dichiarati proibiti perché in cruenta lotta con i sistemi che li hanno preceduti. Abitudini proibite, sotto false apparenze, nascoste sotto il cappello, sotto la giacca. A New York come a Parigi, come a Las Vegas, all'ombra dei grattacieli o in mezzo a un deserto dell'West. Ecco le mete del nostro lungo viaggio. Londra ci ha accolto in autunno. E le foglie secche dei parchi ci hanno parlato di nostalgie, di sogni, di illusioni svanite. Le arie delle cornamuse scozzesi non accompagnano più nel mondo il passo orgoglioso dei conquistatori britannici. Il passo oggi si è notevolmente raddolcito. Si vantano di aver conservato inalterate le loro abitudini, attribuendo valore di tradizione anche a quelle che il mutare dei tempi ha reso assurde. Questo è il cuore di Londra, la City, il centro degli affari che per due secoli ha governato l'economia del mondo. Qui la rispettabilità è particolarmente di scena, al passo con quella degli ambienti militari. Tutti nella City, dai presidenti agli uscieri, portano bombetta o cilindro. La diversità di ampiezza o di curvatura della tesa stabilisce i limiti di autentiche caste. Ombrello sempre chiuso, col sole o con la pioggia, abito nero, giacca svasata a tre bottoni, di cui uno solo allacciato, andatura marziale. È la ballata delle bombette, ballata fantasma di un tempo che non esiste più. Ma che senso ha, nel mondo di oggi, questa tradizione formale? Chi non è inglese non ha il privilegio di capire, rispondono loro. Anche a Londra può capitare che un gentleman metta il piede su di un rifiuto. Situazione imbarazzante. Eppure nelle ex colonie milioni di persone sono state lasciate a vivere in una degradante carenza igienica. L'imperativo è liberarsene, senza che nessuno se ne accorga, con stile, con indifferenza, all'inglese. Ma la rispettabilità di Londra ha il suo dietro la facciata. Soho. Gli inglesi si giustificano dicendo che è un quartiere di gente di colore, levantini, latini, ma ci vanno volentieri, magari con l'ombrello e con i guanti. Come on in.
Venga su, venga, troverà un dolce tè. Venga, sono sola, vuole scambiare quattro chiacchiere? C'è anche il riscaldamento. Why don't you come in, please, right now? Oh, don't look at these signs. Questi annunci parlano di modelle più o meno esotiche e danno le misure delle rotondità essenziali, senza dimenticare il numero del telefono. Il pudore non è offeso ed anche il cittadino più puritano non si sente indotto a reclamare. Ufficialmente, questo mondo indecoroso non è britannico, quindi la rispettabilità è salva. Ombrello in resta e via! Gli inglesi, forse con più buonsenso di altri, non vietano la rappresentazione artistica statuaria del nudo. Questo è lo studio fotografico di Harrison Marx in Soho, autentica centrale del nudo d'arte, dalla quale sono uscite parecchie attrici, anche di buon nome. Forse solo qui è possibile raggiungere una convergenza tra conservatori e laburisti. Sorry, sorry. Tutto finirà qui, o forse sfocerà in uno dei tanti delitti sessuali inglesi, ammantati anch'essi di rispettabilità. Dopo le brume londinesi, ecco una città in piena luce di sole, pareti bianche, ombre cui altre ombre rispondono. È Granada, la città segreta dei gitani di Spagna. I gitani vivono arroccati a mezza costa sul Sacro Monte. Case come cubi disadorni. Più in alto Las Cuevas, grotte scavate nell'argilla. Una città sotterranea. Per i gitani la rispettabilità è un fatto non apparente ma solo interiore. Si dicono disposti a rubare piuttosto che sottomettersi ad un lavoro fisico. Per affermare la propria fierezza sono pronti ad uccidere. Oggi essi traggono motivo di guadagno dalla curiosità che destano, poiché hanno saputo osservare costumi, tradizioni, mentalità. Questo è il volto di un gitano puro, della stirpe degli Heredia, degli Amaya, dei Vargas, quelli che conobbe García Lorca. Oggi anche questo mondo si va contaminando a contatto di un'umanità estranea che viaggia col turismo organizzato e sale in tassi al Sacro Monte. Nelle grotte imbiancate a calce, i gitani danzano soleares, fandanghio, zambra, builerias. E il cante ondo, canto profondo, si leva quasi voce misteriosa di questa razza di cui si ignorano le vere origini. Yo te voy a sonar, con rosa y con rosa.
Sul ponte di Galata a Istanbul abbiamo visto l'incontro di due continenti, l'Europa e l'Asia, e di due civiltà. Sui suoi marciapiedi sfilano i contrasti dell'Oriente e dell'Occidente. Passa la Turchia moderna a cui Atatürk, il riformatore, proibì il velo e il fez. E tuttavia le tracce del costume tradizionale si mescolano ancora alle mode occidentali. Molto si è scritto e molto si è mentito sulle notti di Istanbul, sui misteri d'Oriente e i sogni sul Bosforo. Niente di tutto questo, ma la squallida realtà di tutti i porti del mondo. Turche, armene, greche, circasse vendono le loro mille una notte per poche lire ai clienti di passaggio. Per tradizione, la danza del ventre non ha più il fascino peccaminoso esaltato nei racconti sulle corti dei sultani, sugli splendori degli harem. In realtà, gli splendori di oggi sono quelli di un primordiale impianto al neon. Mentre gli emiri e i califfi hanno ceduto il posto ai turisti e ai militari dei paesi alleati. L'antico narghilè, complicata pipa per lavare, raffreddare e aspirare il fumo del tabacco, è quasi scomparso. Esso sopravvive in qualche locale in cui spesso l'atmosfera all'antica serve a mascherare traffici clandestini. In uno di questi locali siamo riusciti a cogliere, dissimulando la macchina da presa, uno degli squallidi misteri dell'Oriente d'oggi. A scoprire un filo di quell'oscura trama di traffici di donne che parte dall'Europa e si perde nel segreto delle città più remote del Medio Oriente. Senin milletin ne? Ich verstehe nicht. Demir, bu kızın milleti ne? Allemande, efendim. Ja. Çok güzel bir kızsın sen. Teşekkür ederim. Demir, bir başkasını görmek istiyorum. Allons, fillette. Madeleine. Gel yavrum, otur yanıma. Bu da ne? Française, efendim. Vous êtes française? Oui, monsieur. Oh, moi j'adore les femmes françaises. Je suis très content de vous voir. Vous êtes là depuis longtemps? Deux mois. À peine. Oui. Hakikaten zarif. Peut-être je demanderai à votre patron de vous laisser libre pour quelques semaines. Vous aimeriez cela? On verra. Je l'espère bien. Demir.
Tayere, yarın saat 10'da hazır olsun. Je vous reverrai demain. Au revoir, chérie. Au revoir, monsieur. Excusez-moi, mademoiselle. Je voudrais vous poser quelques questions pour un documentaire. Qu'est-ce que vous faites ici, à Istanbul? Je travaille dans un ballet. Je danse. Tout au moins, c'est ce que l'on dit. Ah, et vous partirez demain en voyage d'amitié avec un émir d'Arabie. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je vous en prie. Oui. C'est pas de la danse. Évidemment. C'est compris dans le contrat. Et vous gagnerez beaucoup d'argent supplémentaire? Je l'espère. De toute manière, il faudra que j'en donne la moitié à l'imprésario. Je l'imaginais. Et avant de partir pour la tournée, qu'est-ce que vous faisiez? Du striptease. Où ça? À Paris, dans une petite boîte à Pigalle. Quella ragazza era partita da qui, da Place Pigalle, come altre da Montmartre o da Place Blanche, una Catherine, una Danielle qualsiasi dai capelli biondi, lasciati crescere per non ricorrere troppo spesso al parrucchiere, più che per assomigliare a Brigitte Bardot. Era una delle mille che ogni sera sfilano sui palcoscenici o calcano i marciapiedi di Parigi, confusa con altre mille e mille di ogni colore, di ogni paese, controllate dagli sfruttatori, allettate dalle promesse dei trafficanti. Su questa realtà senza luce continua la leggenda della Ville Lumière, centro mondiale del piacere, ormai sostenuta solo da un'abile pubblicità diretta a sbalordire provinciali e stranieri. Di questa Parigi del piacere abbiamo ricercato gli aspetti più veri. Lo striptease permanente è il supermercato del sesso. Dal mattino a notte inoltrata, a qualunque ora del giorno, esso vi offre i suoi spettacoli. Chi ha perduto il treno e vuole impiegare il tempo fino alla partenza del prossimo. Gli uomini di borsa o chiunque altro voglia distogliersi dall'atmosfera opprimente degli affari. Perfino gli sposini in viaggio di nozze, piovuti a Parigi dalla severa e borghese provincia, tutti possono facilmente trovare a Montparnasse, a Montmartre, a Pigalle o a Champs-Élysées l'insegna allettante di un locale di striptease permanente. A voilà, complètement à voilà. Si, si, venez, je vous en prie, seulement 3,50 francs. Allez, venez, venez. La gente che vi affluisce è la più diversa. Anche gente modesta, perché ormai questo è diventato uno spettacolo quasi popolare. Ah, ça va être ici. Oh non, je ne veux pas. Ne cherchez pas plus loin, c'est ici que vous pouvez entrer. Ah si, si vous appuyez bien, madame, excusez-moi si je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais vous verrez, c'est un spectacle pour famille, un spectacle intéressant. Venez, je vous en prie. Entrez, entrez, vous verrez. N'aie pas peur. Vous ne serez pas déçu, entrez. Questo è il moderno automate del piacere. Luci basse o fiammelle di candela, stelle di carta stagnola attaccate alle pareti, stravaganza a buon mercato. Le ragazze che accompagnano e intrattengono i clienti in sala hanno come d'uso la percentuale sullo champagne, quasi sempre falso, e sul whisky anacquato. Sono le stesse che a rotazione, dal mattino a notte tarda, si alternano sul palcoscenico e svogliatamente, meccanicamente, per mesi e mesi, continuano a svestirsi dinanzi ai clienti, promettendo ogni volta il sapore di una complice intimità che non esiste. Questa ragazza negra è nativa del Madagascar, chissà per quali vie ha lasciato la sua giungla d'origine per trovarne un'altra governata da leggi non meno spietate. Anche lei è salita sul palcoscenico. La civiltà l'ha vestita di seta, ma la obbliga a spogliarsi per pagarsi l'abito e il necessario per sopravvivere. Ma chi sono le stripteaseurs? Hanno un'autentica vocazione per lo spettacolo o sono ragazze che la legge Merlin francese ha indotto a mascherarsi? In genere sono giovani senza talento, cadute in una rete dalla quale non si sfugge. Ma allora perché la gente va a vederle?
Se lo chiedeste a questi clienti, non saprebbero rispondervi. Forse noia, insoddisfazione, complessi sessuali, alienazione, parole difficili, per nascondere la verità di una decadenza di costume, qui come in tutte le grandi città del mondo. Artificio, questi volti duri, decisi, provocano un improvviso sgomento. Ancora volti equivoci, volti inquietanti, in fondo al pozzo della solitudine. Nei primi anni di questo secolo a Parigi, un cabaret, Le Monocle, divenne celebre perché accoglieva signore che esigevano solo la compagnia del loro sesso per passare il tempo. Le amicizie particolari ebbero così un riconoscimento ufficiale. Questo è un locale di oggi Parigi. Dei suoi clienti, nemmeno uno, nonostante gli abiti e le pettinature, è un uomo. Mascherata messa in scena per i turisti, o è solo un atteggiamento che una certa letteratura ha chiamato originale e anticonformista? Certo, se dietro questi volti si nascondesse una drammatica verità, questo spettacolo già sconcertante ci apparirebbe mostruoso. Per una reazione alle piume delle tradizionali follie e ai costumi tarlati del cancan, siamo andati in cerca di questo volto più moderno delle notti parigine. Sul finire del secolo, i giovani scalmanati si definirono apache, dalla nota tribù di pelli rosse. Oggi si sono chiamati selvaggi e il blouson noir è diventato la loro divisa. Fino a qualche anno fa si trattava della singolare ribellione di una gioventù inquieta e polemica. Oggi costoro sono nient'altro che borghesi, impiegati, studenti, sfaccendati. A sera indossano la loro buffa divisa, si ammucchiano davanti a un jukebox e ingurgitano Coca-Cola o birra direttamente dalle bottiglie. Sputano sentenze ciniche quanto avventate e magari prendono a sberle le loro sventurate compagne per darsi il tono di duri. L'altra industria parigina dello spettacolo ha trasformato anche i blouson noir in elementi di richiamo turistico. Gli apache della Rue de l'Alpe, la Golue e il disossato del French Cancan, motivi ormai stanchi e ripetuti fino alla noia, ma pure genuinamente francesi, hanno mutato abito e aspetto. Una ragazza dagli occhi d'acciaio in un costume ispirato a una notissima pubblicità. Uomini vestiti di cuoio, ma che si fasciano i fianchi come fanciulle. Volti spenti. Sono i più recenti personaggi dei palcoscenici parigini, un incrocio fra i Teddy Boys del West Side di New York e gli esistenzialisti di Saint-Germain-des-Prés. Ragazze pur dalle forme vistose, anch'esse inguainate nel cuoio, giungono a una deformazione della propria femminilità. Sguardi aridi,
induriti. Questo spettacolo è reclamizzato con il titolo di erotismo al XX secolo. Ma quale erotismo? È una domanda che a volte diventa angosciosa. Chiuso nella gabbia del desiderio, stimolato, eccitato, l'uomo ritornato fiera ruggisce, con il cuore in tumulto. Dinanzi a questo numero, che vi offriamo non come spettacolo, ma come documento, ci siamo sentiti come dinanzi al simbolo involontario di una situazione spirituale di una certa umanità d'oggi, quasi una sintesi dei vari rapporti Kinsey, che tutti leggono e nessuno medita. Tanto maggiore il desiderio, tanto più la sua impotenza diventa furore. Dell'uomo moderno. Un urlo. Un lamento senza eco. Eccoci non più a Parigi, ma a New York, in un quartiere detto Greenwich Village. Forse all'origine un ramo trapiantato della scapigliatura parigina, oggi un'isola realmente americana di anticonformismo. Qui si rifugia un certo mondo giovane in polemica con la concezione della vita condizionata dal potere economico. La sicurezza del domani è irrisa da gente che brucia la propria esistenza giorno per giorno. Volontà di annullarsi? Certo, una sorta di nichilismo domina questa gente. Beatnik li chiamano. Non si sa bene se da battuti, da beati o da un tempo di jazz. L'elemento di colore è numerosissimo. Gli adepti della setta del Cristo africano vanno in giro con una coperta addosso e aspirano a tornare in Africa, ma i nuovi stati sorti laggiù non li vogliono.
li considerano borghesi bacati o pericolosi concorrenti nella gara per il potere. Il terzo lato, uno dei tanti nomi allusivi. Chi capita al Village per una sera soltanto ha l'impressione di trovarsi in una vera gabbia di matti. Però nel fondo lo spirito di rinnovamento che questa gente sbandiera con un'ostentazione a volte oltraggiosa non è privo di autenticità. Sweet little call girl, and up and down Park Avenue. Kiss me, sweet little call girl was she. Questa atmosfera di bohème è sfruttata naturalmente da sordidi affaristi ed anche al Village prosperano strani traffici più o meno mascherati. Belle modelle, dice la targhetta. È un self-service dell'erotismo, sotto l'aspetto di uno studio fotografico munito di un piccolo bar. Fotografi dilettanti si scelgono le modelle e se le portano per una tariffa di 10-15 dollari l'ora in una delle varie sale di posa. È nota la mania di fotografare degli americani. Lo studio è fornito di tutte le attrezzature tecniche necessarie e di elementi decorativi. L'artista può sbizzarrirsi a suo talento, ma la regola vieta di scattare le fotografie prima che la modella abbia raggiunto la piena immobilità della posa. Piccolo rapporto Kinsey su questi ambienti darebbe risultati interessanti. I clienti sono in maggioranza di mezza età, o timidi o repressi, e vengono in prevalenza dalla provincia. Le modelle sono cover girls che non hanno sfondato, attricette fallite, ragazze straniere che non hanno la forza di perseverare lungo una via più dignitosa. Anche succedere che l'autentica passione fotografica prenda il sopravvento su altri interessi. Del resto, le riviste fotografiche, anche serie, pubblicano volentieri le migliori immagini uscite da queste libere accademie del nudo. Da New York al lontano West, fino al favoloso Grand Canyon, alla ricerca dei veri americani, degli originali padroni di questa terra. Sono pelirosse della tribù Opai e vivono come gli altri in una riserva, sull'altipiano ai confini tra l'Arizona e il Colorado. Di una razza che popolava tutto un continente, restano poche decine di migliaia di superstiti. Questa gente si va lentamente spegnendo da quando l'uomo bianco ha limitato i suoi orizzonti di praterie e di cielo. Queste tribù sopravvissute erano le ramificazioni più lontane di una civiltà indigena primitiva ma splendida, feroce ma superba, quella degli Aztechi e dei Maya. Sulla piramide del sole di Teotihuacan, nel Messico, una delle meraviglie del mondo, città proibita della religione azteca, abbiamo potuto ricostruire fedelmente, con i suoi costumi, le sue musiche autentiche e le sue danze, un raro documento della gloria di un mondo che fu spezzato brutalmente dalla cieca avidità dei conquistadores.
Distrutto lo splendore degli indios, morto l'impero dei conquistadores, anche l'epopea dei pionieri è svanita. Siamo nel cuore del West, dinanzi alle scorie giallastre delle più ricche miniere d'argento d'America, dalle quali fu estratta una fortuna che permise la formazione di alcune dinastie della grande finanza americana. Le baracche dei minatori di allora vanno in pezzi e con esse pare che crolli pure il mito generoso e spavaldo dei pionieri. Siamo a Virginia City, in una ghost town, una città fantasma. Restano i suoi saloon, le sue case tipiche, le sue strade abbandonate di colpo dagli abitanti appena cessato il boom delle miniere. C'è anche la sede del giornale di Mark Twain, la stanza dove egli lavorava, il libro dei conti, o meglio dei debiti. $4,000 d'argento e d'oro furono usati in quei giorni per comporre questo ritratto di una mondana del 90, simbolo del cattivo gusto di certi miracoli economici di tutti i tempi. Un malinconico zio Sam è perduto nei ricordi. Dove è finito il mondo eroico e fiducioso di allora? I saloon restano quasi deserti, allineati uno dopo l'altro sulla strada principale. Nessuno spara più sul pianista. I giocatori d'azzardo hanno ceduto il posto ad onesti lavoratori o a strane turiste vestite da giapponesine. Sulle bottiglie non più fracassate dai colpi dei pistoleros, un barman ex cercatore compone gli accenti di un casalingo concerto. Virginia City è l'avamposto del deserto. Il deserto del Nevada è come un paesaggio lunare, un territorio emerso in seguito ad immani sconvolgimenti geologici. Sono centinaia e centinaia di chilometri, solcati da poche strade. Nello stato del Nevada le leggi pongono pochi divieti. Matrimoni e divorzi si compiono con procedure fulminee. Su queste strade si può correre senza limiti di velocità e il gioco d'azzardo è ammesso in tutte le sue forme. Il Nevada è la pecora nera tra gli stati dell'Unione, i quali guardano adesso come al paese dello scandalo, mentre l'intera umanità guarda sgomenta a questa zona di deserto destinata agli esperimenti di esplosioni atomiche e diventata sinonimo di una tremenda minaccia per milioni di vite umane. Bomba atomica di carta, ma di carta moneta, è Las Vegas. Nata in mezzo al deserto, non produce nulla e distrugge tutto. Vista di giorno questa città, che di notte è un miraggio, non è che un gran baraccone di cartone dipinto. Questi lussuosi complessi comprendono albergo, casinò, night, ristoranti, piscine e quanto necessario affinché i clienti non abbiano ad uscirne per alcun motivo. Il gusto pacchiano e sfarzoso che li caratterizza riflette la mentalità dei loro costruttori, in parte noti gangster, come Benjamin Siegel, detto Bugsy, il cimicioso, e Philip Castle, detto Dandy Phil, Pippo l'elegantone. Questo sultano di cartapesta non sovrasta l'ingresso di un Luna Park, ma quello di un albergo casinò tra i più eleganti. 9 milioni di turisti giocatori arrivano ogni anno a Las Vegas. La gente che affolla questa città non cerca intimità, silenzio o discrezione. Vuole sfoggiare ricchezza e stravaganza. Tra una puntata e l'altra, mentre i mariti si lasciano spennare ai tavoli verdi, queste signore prendono la tintarella in piscina, meditano divorzi, cercano avventure con sfaccendati playboys e sognano amanti latini, messico, siculo, ispano-americani. Il
collare di questo povero piccolo Bobby è tempestato di diamanti. E vale 46.000 dollari, circa 28 milioni di lire. Poor baby! A Bombay, nel quartiere delle luci rosse, una donna si può avere per 100 lire. Dietro queste sbarre, la degradazione nata dalla più raccapricciante miseria supplica senza illusioni, grida senza voce. Le sbarre proteggono le donne dalla violenza dei maschi e i clienti gettano anticipatamente il denaro attraverso di esse. Intere strade ospitano migliaia di prostitute in un orrendo susseguirsi di piccole celle, nelle quali se ne ammucchiano fino a 5 o 6. Siamo entrati nel quartiere nascondendo una piccola macchina da presa, le cui immagini sono state poi ingrandite. Di qui la causa di una deformazione fotografica che ne sottolinea l'autenticità. Questo è l'allucinante documento umano che mai il cinema aveva ripreso finora per la proibizione quasi feroce con la quale gli indiani difendono questo spaventoso segreto della loro metropoli. Sgomento. Che dicono questi occhi? Che senso hanno queste vite? Pensierate, queste ragazze che hanno tutto e non sanno che altro chiedere alla vita si annoiano. E siccome siamo a Las Vegas, per divagarle utilmente, questo albergo per miliardari ha installato alcune slot machine sott'acqua. Così si può provare un doppio brivido, quello del tuffo e quello della vincita o della perdita. A Las Vegas le slot machine sono idoli e si cerca di vestirle di ogni possibile elemento di attrattiva. Gli utili dei casinò dichiarati al fisco ammontano a 60 miliardi di lire l'anno, ma sono le cifre ufficiali e quanto mai incontrollabili. Robert Kennedy, ministro della giustizia e fratello del presidente, ha ordinato un'inchiesta federale su Las Vegas. Lo scopo è di far luce sulle gang che dirigono il gioco e sulle loro connessioni con i compari di Chicago, New York o di Atlantic City e di stroncare il traffico clandestino di enormi quantità di denaro. Infatti, milioni di dollari guadagnati dai gangster di altre città con lo spaccio della droga, con il racket delle corse dei cavalli, con il controllo del whisky o con la prostituzione clandestina, non possono essere dichiarati ufficialmente né versati in banca. Questi milioni di dollari vengono trasportati a Las Vegas e presentati come guadagni di gioco.
13.000 persone lavorano nei casinò. In questo mare di tavoli verdi ogni dollaro è controllato. Nelle grandi sale è normale trovare lunghi specchi incastrati nel soffitto o scovare fra le luci degli oblò alcuni specchi tondi dall'apparente scopo ornamentale. Ma come per certi tipi di occhiali da sole, essi sono specchi solo da un lato e trasparenti dall'altro. Così i duri sorvegliano il comportamento tanto dei croupier che dei clienti. Come nella legione straniera, a chi viene a Las Vegas non si chiede nulla del suo passato, ma tutti, piccoli e grandi, sono tenuti in pugno dall'organizzazione e il più delle volte le scorrettezze sono punite in modo radicale. Can I get a shot of it? Okay, but make it fast. Hi, Captain. We were waiting for you. Don't know who it is, do you? Yes, the manager of the gaming room downstairs. La media della criminalità nel Nevada è il doppio della media nazionale americana. Eppure un membro del Consiglio Comunale di Las Vegas ha detto: in questa città non vi sono gangster, ma soltanto uomini di affari qualificati che svolgono la loro attività in un'industria legale, il gioco. La proprietà dei casinò è in mano di misteriosi padroni. La ripartizione dell'incasso quotidiano si svolge secondo un rito estremamente rigoroso. I rappresentanti delle quote di proprietà si riuniscono in una stanza. Devono essere disarmati e subire una perquisizione, slacciare e rimboccare le maniche della camicia per timore che in esse possa venire nascosto il denaro. Let's start. I misteri di Las Vegas sono molti. Misteri di uomini, misteri di traffici oscuri che forse nemmeno l'inchiesta di Kennedy riuscirà a diradare. Misteri di un fiume che trasporta milioni e milioni di dollari. Milioni di esseri umani senza tetto nell'India d'oggi. Profughi dal Pakistan, lavoratori stagionali, eterni disoccupati. All'imbrunire, l'asfalto delle strade e delle piazze diventa il loro letto. Ve n'è più di 1 milione a Bombay, oltre 2 milioni a Calcutta. Tutte le loro necessità si risolvono lì, sui marciapiedi. A notte, allineati, immobili, sembrano morti. Quando in India esistono le grandi città, ogni mattina all'alba i vecchi fanali a gas sono spenti, come sempre. E come sempre, per questi uomini, ogni risveglio è senza speranza. Il colonialismo britannico ha creato immensi problemi e li ha lasciati senza risolverli. Pesante eredità, responsabilità tremenda per i capi dell'India di oggi,
chiamati a dirigere queste masse sbandate. Come e quando verrà il vero giorno di questa gente? Intanto essa muore così, sulle strade. Dicembre del 1492, Cristoforo Colombo approdava in questa baia di Port-au-Prince ad Haiti, nel Mar dei Caraibi. Egli scrisse nel suo diario: «È di una bellezza così fantastica come non ne ho mai vedute in tutta la mia vita». Alla data della scoperta, l'isola era abitata da circa 300.000 indios. Di essi Colombo dice: «Sono così ingenui e prodighi di tutto che nessuno potrà crederlo senza averlo visto». Eppure di questi indigeni, 50 anni dopo, in seguito alle deportazioni e alle stragi commesse dagli spagnoli, ne sopravvivevano solo 500. I padroni bianchi ripopolarono Haiti con schiavi negri prelevati dall'Africa occidentale. Oggi Haiti è una repubblica quasi totalmente popolata di negri. Port-au-Prince, la capitale, sembra un lembo d'Africa trapiantato nei Caraibi. Insegnarono ai negri anche i loro giochi crudeli. L'America Latina è uno dei fenomeni più scottanti del nostro tempo. Poche decine di famiglie in ogni stato si sono impadronite del potere per dividersi le ricchezze, a volte con pacifiche intese, spesso con tradizionali colpi di Stato in un succedersi di spietate dittature. Il dittatore negro di Haiti ha eretto una prismatica fontana luminosa che esalta, dipinte sulle sue facce, le meraviglie del suo potere.
Intanto la rabbia ancestrale delle popolazioni ancora non si placa e cerca uno sfogo nelle danze e nella magia, alle quali attribuisce i significati della propria esistenza. Tagliate le teste, bruciate le case! Con questo grido furono massacrati 30.000 francesi nel 1803, l'intera popolazione bianca dell'isola. Negli elementi scenici si trasfigurano i feticci della virilità e della razza. Gallo da immolare è sempre bianco e il suo sangue caldo deve essere bevuto fino all'ultima goccia. Se durante la notte i tamburi del voodoo battono sulle montagne di Haiti, si diffonde un misterioso senso di panico. Molte volte nella storia essi hanno significato stragi, rivoluzioni, riti cruenti, vendette. Il fuoco purifica e il delirio conduce alla liberazione di tutti i complessi. Jamaica ci è venuta incontro con tutta la rigogliosità delle sue piantagioni di banane, che si estendono per 40.000 ettari, con una produzione annua di 3 milioni di quintali e un reddito di 6 milioni di sterline. Questo notissimo canto, Banana Boat, è nato nelle piantagioni ad accompagnare la fatica dei negri che trasportano i caschi sulle lunghe passerelle dal molo fino ai bastimenti. Per ogni casco la paga è di circa 6 lire. Ma sulla costa, Montego Bay è la città delle vacanze dei miliardari. In qualcuno dei suoi alberghi si paga fino a $1,000 la settimana, 620.000 lire. Su queste riservatissime spiagge, tutto è organizzato dalle grandi compagnie di turismo, compreso il sapore dell'esotico e il brivido del proibito per i pallidi ospiti in cerca di calde emozioni.
Al 40° piano di qualche grattacielo è stata organizzata da un'agenzia turistica questa festosità, tutta a comando, studiata a tavolino sulla base di inchieste di mercato e con la collaborazione di persuasori occulti. I programmi per Montego Bay sono congegnati secondo i principi dell'esclusivismo, essendo rivolti ad un turismo ricco. Per i negri, tutto ciò è solo una variazione al trasporto dei caschi di banane, con una paga non troppo maggiore. Per i bianchi, invece, è l'abbandono al fascino dei tropici. Una vacanza indimenticabile, piena di incanti e di emozioni, da ricordare a lungo. Ecco una variazione giamaicana delle follie acquatiche in uso in America. Questa cascata di Ocho Rios diventa così una stupenda messa in scena naturale, con le sue acque cristalline che dal monte scendono direttamente sulla spiaggia, anch'esse si direbbe al ritmo del calipso. Liberarsi, spogliarsi di tutto, questo è l'imperativo del luogo e dello stato d'animo, tanto lì non li vede nessuno. Le turiste che non osano farlo totalmente incitano la ragazza di colore. Una pelliccia di acqua per una pelle di mogano. Sole a picco, ritmo, nudità, whisky e rum. Le barriere del razzismo sono momentaneamente dimenticate, anzi si crea nei bianchi una specie di complesso di inferiorità rispetto ai negri, dei quali si subisce il fascino nativo e di cui si cerca di imitare la bravura. Come si abbassa sempre di più l'asta del limbo, così sembra abbassarsi la color line, la barriera del colore. Lui ha già conquistato il suo limbo, quello dell'alcol. La scalata alla palma è di prammatica, mentre tutti si mescolano nel calipso finale. Gente che altrove non sopporterebbe un negro seduto accanto in un auto, stringe con voluttà le scure mani accaldate, forse eccitate. Nei tentativi di imitazione, gli uomini espongono all'ironia se stessi e le loro donne, mentre nel Missouri o nell'Alabama si arriva ad uccidere un negro per un fischio di ammirazione rivolto ad una bianca. Ma qui i turisti hanno pagato. È tutta roba loro, anche le beffe. Una misteriosa attrazione sessuale spinge i negri verso i bianchi e i bianchi verso i negri. L'indomani le signore annoteranno nei loro diari. Un selvaggio Idonzo ha danzato con me sulla spiaggia, di nelle Antille. La sua pelle bruciava. Il sole del tropico stordiva tutti. Oh, very, very exciting. Così, tutti contenti. Già, nei volantini turistici questi luoghi sono propagandati come le felici isole del sole, ma a volte questo sole si oscura. Cuba. Al di sopra delle posizioni politiche, bisogna riconoscere alla rivoluzione cubana l'audacia di aver rovesciato con irruenza giovanile i vecchi schemi politici dell'America Latina. Abbiamo incontrato nelle strade della Habana uomini e donne armati. Un drammatico interrogativo grava tuttora sul futuro dell'isola. Sotto la minaccia degli sbarchi e delle insidie interne, questi miliziani, studenti, operai, impiegati, alternano il lavoro ad un servizio di vigilanza. La
La Havana è la città più bella dei Caraibi. Negli anni precedenti la rivoluzione era diventata una seconda Las Vegas. Ogni grande albergo aveva il suo casino. L'Hotel Nacional, il più tradizionale, accoglie ora i visitatori politici di tutto il mondo. Il Riviera è riservato ai giovani. Il Capri, che fu diretto da un celebre attore di Hollywood, specializzato in ruoli di gangster, nei giorni in cui eravamo a La Habana ospitava un congresso dell'Alleanza Operaio-Contadina. Il Tropicana, il più celebre casino d'America, fu costruito da un enigmatico personaggio di Las Vegas, Harry Clark, detto Lefty, il mancino. Siamo recati al Tropicana a riprendere per la prima volta uno show socialista che riassume la storia della Havana secondo l'interpretazione della rivoluzione cubana. La prima parte presenta la città come era una volta, pittoresca e facile, così come i turisti occidentali la rimpiangono. Grande schermo appare una sintesi documentaria della rivoluzione. Nel cielo della città campeggiano le scritte al neon Cuba, territorio libero dall'analfabetismo. La seconda parte dello spettacolo, dedicata alla Havana di oggi, prende l'avvio da quel tema. Nozze non servono per la vendemmia, ma per lavare i panni. La scena vuol raccontare l'evoluzione delle donne verso il lavoro professionale.
Questo è un balletto di guajiros, tagliatori di canna da zucchero. Tante cose sono mutate, ma una cosa resta immutabile, la stupenda bellezza delle sue donne. Il ciliegio in fiore è il simbolo di sapore quasi mistico che in Giappone esprime la bellezza e il continuo rinascere della vita. Esso non indica quindi soltanto l'arrivo della primavera, ma il ripetersi di un ciclo eterno. Kyoto è la città giapponese che conserva ancora intatto lo spirito più segreto delle antiche tradizioni. Essa si è salvata finora dalla contaminazione moderna. I templi di Kyoto sono famosi in tutto l'Oriente. Da essi è nata tutta una civiltà di poesia e di bellezza che ancora oggi lascia attoniti noi occidentali. Questi non sono fiori di carta, sono oroscopi che i fedeli hanno comprato dai sacerdoti e che non hanno trovato di loro gradimento. Li mettono lì sperando che gli dèi cambino parere. Nella chiusa tradizione giapponese esiste uno sport che è qualcosa di mezzo tra lo spettacolo e la cerimonia, il sumo, che non ha nulla a che vedere con il judo, comunemente detto da noi lotta giapponese. Esso gode di un'enorme popolarità. Questi non sono sacerdoti, sono i giudici delle gare. E questi sono gli atleti, ciascuno dal quintale in su. Fin dall'adolescenza sono messi all'ingrasso perché acquistino la maggior mole possibile. Nel sumo, infatti, la corporatura ha un'importanza decisiva. Uno. Forza. Due. Ci ha dimostrato di essere davvero ben piantato. Una massa pachidermica compie gesti graziosi da fanciulla. Preliminari indispensabili secondo un rituale un po' lungo, mentre il pubblico seduto sulla stuoia, senza scarpe come d'uso in Giappone, osserva con pazienza e con interesse. Si getta il sale sul luogo dello scontro per scacciare gli spiriti maligni e propiziarsi quelli benevoli. Per quanto lenti sono i preliminari, altrettanto fulminea è la lotta. Dura pochi secondi, il tempo necessario perché uno dei due sospinga l'altro fuori di un ristretto cerchio disegnato sul pavimento. Questo non è un lamento, né l'effetto di un doloroso malessere.
Cantando a suo modo, questo signore chiama sulla pedana i successivi atleti. Saluti, sgambatura, tonfo di maglio. Non si sa bene se per impressionare pubblico e avversario o per esibire forme da mister tonnellata. Gli atleti cominciano a spargere sale. Un inchino. Posizione di lancio. No. Calmi, vanno a rifornirsi di sale. Cominciano a tirar fuori la grinta. Risgambano. Ecco, ririsgambano. Pugni chiusi, pronti per lo scatto. E no, gli spiriti maligni non sono ancora abbastanza sanati. Lentamente salano. Risalano. Beh, ora non ci crediamo più. E invece via! Natica al sole, lardo contro lardo, pancia contro pancia ed è finito. 300 kg per 2 secondi. L'arbitro si inchina, ricomincia a lamentarsi e i giapponesi sono soddisfatti. Noi no. E allora abbiamo ricostruito al montaggio un torneo di sumo con un ritmo di gusto occidentale, riducendo 8 ore di incontri in un minuto. Dopo 20 secoli di immobilità, il Giappone di colpo cambia. Tokyo, la città più grande del mondo, 12 milioni, ma forse anche la più convulsa e disordinata. Una città dove le strade non hanno nome e le case non hanno numero. Cercare una casa o un negozio a Tokyo è come fare la caccia al tesoro. È l'aspetto predominante della città. Dovunque, nelle strade, nei negozi, nei quartieri della vita notturna, una folla che si muove a fiumane, una folla in cui gli abiti occidentali si mescolano a costumi tradizionali, una folla che non sa bene la direzione nella quale andare. Una nuova fede non ha ancora sostituito lo shintoismo, la religione ufficiale vietata dagli americani dopo la loro vittoria. Se nella grande Tokyo di cemento i ciliegi non fioriscono più, il progresso ha inventato i ciliegi di plastica e il gioco è fatto. Il gran consumo di cibari a poco prezzo è la reazione agli anni della fame, gli anni tragici del dopoguerra. In alcuni locali i cibi riprodotti in plastica sono esposti in vetrina. Migliaia di locali diurni e notturni di ogni genere abbondano a Tokyo, in gran parte retaggio dell'occupazione, quando centinaia di migliaia di militari furono per anni la sola fonte di sopravvivenza. Più di 300.000 ragazze animano in vario modo le notti di Tokyo, nei bar, nei night, nei bagni. Questi ultimi sono diffusissimi, metà luogo di cura e metà casa di appuntamento.
living today. Hello, living. Hello, living. Want you? Hello, in questo locale vige ancora l'antica usanza del bagno in comune tra uomini e donne, ormai rara per l'influsso del puritanesimo occidentale. Sono stati però proprio questi puritani ad insegnare ai giapponesi la malizia e la morbosità del nudo, che prima per essi era soltanto un fatto naturale, visto con occhi ingenui. Eseguono anche massaggi e cure estetiche, senza doppio senso, ma non sempre. La gioventù giapponese è quella che ha subito maggiormente l'influsso occidentale, che ha buttato all'aria le tradizioni talvolta quasi con furore. La formazione di gang giovanili a Tokyo ha assunto aspetti allarmanti. Le slot machine giapponesi si chiamano pachinko, sono molto complicate e fanno vincere palline di acciaio scambiabili alla cassa con cioccolato, caramelle e biscotti. Gli eroi del teatro tradizionale sono battuti da quelli degli western e dei drammi occidentali. Ai dolci accenti del koto e dello shamisen, la chitarra giapponese, si vanno sostituendo i frenetici ritmi d'oltreoceano, che non si sa bene quanta grazia aggiungano al kimono o quanta ne tolgano. Ecco le luci della Ginza, la Champs-Élysées di Tokyo. Strani individui cercano di attirare nei locali notturni o di proporre per modico prezzo le cose più proibite eppure ampiamente tollerate. L'Occidente, tra l'altro, ha esportato anche, con grande successo, lo striptease. Uno spettacolo che vuole in un certo modo sintetizzare la condizione attuale della donna giapponese, che tenta di liberarsi dai legami secolari che non accetta più. Thank you.
Angoli di ombra nelle notti di Tokyo. Traffici che rivelano uno smarrimento morale. La città ne è piena. Quando a un popolo si distruggono all'improvviso tutti gli ideali, giusti o no, ai quali è stato educato, patria, imperatore, religione, costumi, bisogna poter dare altri ideali, altrettanto importanti e profondi, in cui credere davvero, se si vuole evitare una crisi interiore. Mutevole panorama di questa città si mescolano dignità e smarrimento, maschere ilari di una realtà amara. Harold Lloyd, Charlot. Chissà se un giorno riscopriranno un autentico volto. Ecco l'altra grande città del mondo, New York, e dentro di essa una cittadella, l'onnipotente Wall Street, centro delle grandi banche d'America, centro del potere finanziario del mondo. Qui sono i palazzi imperiali delle grandi dinastie del dollaro, quelle degli Astor, dei Vanderbilt, dei Rockefeller, dei Morgan. Wall Street è una città senza abitanti. Fuori dell'orario di lavoro i suoi palazzi e le sue strade sono deserti, perché qui non vi sono che uffici. Alle 9:10 del mattino Wall Street si anima di colpo. 1,5 milioni di persone vi si riversa. Il maggior numero vi arriva con la metropolitana da 30, 40, 70 miglia di distanza. Per un quarto d'ora, incessantemente, la terra vomita una fiumana di gente che corre agli ascensori e va a scatolarsi nelle decine di migliaia di uffici sotto le luci fluorescenti per passarvi ogni giorno 8 ore per tutta una vita. I cieli si innalzano nello spazio come canne d'organo, ma la loro voce non ha nulla di mistico. Esprime dollari, oro, azioni di società, trust, petrolio, navi, acciaio, miniere. Thank you.
L'edificio a colonne è la borsa di New York. Qui si intrecciano i fili preziosi della ricchezza di tutto il mondo. Qui si creano e si distruggono fortune colossali. Qui nascono la prosperità e la crisi. Qui si decide la pace e la guerra. Da qui prende l'avvio la fabbricazione degli oggetti più umili e delle più terribili armi distruttive. Questa è la cripta segreta di uno dei maggiori santuari dell'oro. Un santuario che non fa miracoli. Questo golfo non ha più mare. I rifiuti, ammucchiandosi, lo hanno mutato in una distesa di fango. Barche ormai incapaci di navigare, assi di legno fradicio, compongono questi miserabili grattacieli della povertà. Siamo in una superaffollata zona della Cina, nella colonia inglese di Hong Kong, e che qualche pioniere nostalgico chiamò con il nome di una città scozzese dalle verdi colline sul mare azzurro, Aberdeen. È una città proibita all'igiene, alla decenza, al minimo necessario per condurre un'esistenza che meriti di essere vissuta. Letteratura e giornalismo di colore hanno parlato di misteri, di traffici segreti, per conferire il fascino dell'avventura esotica a questa squallida pagina della geografia orientale. Il fango su cui poggiano i piedi questi bambini non è terra, è un lungo sedimento di rifiuti, è sterco. Possono poggiare su di un lembo di terra solida soltanto quando da morti salgono la bianca collina del cimitero. A Wall Street, in un piccolo giardino fra i grattacieli, riposano alcuni di coloro che costruirono la cittadella dei miliardi. Riposano sopra le loro fortune che giacciono nei sotterranei delle banche. Questa chiesa, la Trinity Church, fu costruita perché la sua cuspide fosse la più alta dell'antica Wall Street. Oggi l'uomo ha innalzato nuove cattedrali che l'hanno sommersa. È l'ora del mezzogiorno. I grandi del mondo della finanza consumano la colazione nei riservatissimi clubs all'ultimo piano dei grattacieli, là dove ogni uomo che vuol far carriera sogna di arrivare. Qui invece stanno quelli che non saliranno mai al di sopra di questi gradini. Dietro queste facciate una casella per ogni finestra.
Una vita per ogni casella. Milioni di caselle, milioni di vite. Di Manhattan, a perdita d'occhio al di là del Queens, di Forest Hill, del Bronx e verso Long Island, per decine e decine di miglia si estende la grande New York, mare di cemento. Qui sono venuti a gettarsi, stipati, incalzati, angosciati, 10 milioni di esseri umani, dall'Irlanda e dalla Sicilia, dalla Polonia e dall'India, dalla Grecia e dal Centro e Sud America. Le luci di Manhattan, di notte, splendono dei sogni raggiunti, delle speranze bruciate. Intanto qui, come in altri luoghi del mondo, si sta scavando una città sotterranea per difendersi dalla paura atomica. Ecco uno dei tanti rifugi privati, costruito per una ricca famiglia. Ma per i giovani il futuro è già entrato a far parte delle abitudini. E in attesa, un rifugio può essere un originale luogo di riunione per un atomic twist. Oggi ci si bacia, ma domani non ci sarà amore, non ci sarà pietà. Questo fucile mitragliatore è pronto per chi, estraneo alla famiglia, tentasse quel giorno di penetrare nel rifugio per cercarvi la salvezza. In queste modernissime arche di Noè non manca nulla, si è trovato posto per tutto. Un'isola nel Pacifico. Ci siamo arrivati inseguendo la leggenda felice dei mari del sud. Abbiamo avuto la sensazione di essere tornati alle origini, di aver trovato la risposta ai più angosciosi perché nati nelle strade delle città. Abbiamo riscoperto l'uomo libero da ogni senso di colpa. Qui nulla è proibito, perché tutto è innocente. Abbiamo ritrovato gli stessi motivi che scandiscono la nostra vita di ogni giorno, ma allo stato di natura, i motivi dell'amore. A New York, a Parigi, a Londra, questo incontro sarebbe un appuntamento alla Quinta Strada, all'Étoile, a Regent Street. Un aperitivo all'Harris Bar. Ecco l'albero del pane. Nessuno lo ha mai coltivato e tutti possono coglierne i frutti. Ovunque i supermercati della natura.
Questa è l'ultima terra di un mondo perduto, un mondo semplice e schietto, di bellezza e di amore. Siamo tornati alle nostre città, al traffico, al cemento, alla folla, agli obblighi, ai divieti. Questi volti sono le ultime immagini del nostro viaggio, colte agli angoli di un parco di Londra. Facce distorte di problemi reali. Come sempre, quando un viaggio è finito, abbiamo cominciato a ricordare. Questa è l'immagine che per prima ci è tornata alla mente.
sovereign baby, please give in. Your love is what I want to win. Oh, come to me.